Allora Tanaka, che cos'hai per me oggi? Oggi vi offriamo il set marchi di lusso. Se avete sempre sognato di sfoggiare i vostri oggetti di lusso, questa è l'occasione giusta. Iniziamo con borsa firmata, vi permetterà di sentirvi a vostro agio in mezzo alle celebrità. Che santo cielo, che meraviglia, ma aspettate! Vi offriamo anche portafogli firmati, indovinate, uno! Portafogli però, uno. E sarebbe portafoglio. Sono due regali. Non credo siano utili. Ma saltiamo questa volta. Però è domenica. Andiamo a vedere al parco se c'è il nostro nuovo amico. La ragazza dell'altra notte. Vieni alla stazione. Ho qualcosa per te, ovvio. Allora, dobbiamo andare con lui, però. Buongiorno, dall'ospedale ci hanno fatto sapere che le condizioni della ragazza si sono stabilizzate. Per ora ci penseremo io e Akiko a farle qualche domanda. Tu stai pure dietro le tue faccende. Grazie, ok, quindi non ci occupa la giornata. Però abbiamo quindi Ayase e Kamiki, che direi di occuparci di lui, ovviamente, visto che è un confidant che si vede solo la domenica. Visto che abbiamo ottenuto autoribellione, io la darei proprio a Oni, visto che ora è veramente la persona che usiamo più di tutte. Ti tolgo contrattacco, che onestamente non è nulla di eccezionale. Però il momento che otterremo anche aumenta colpo, cavolo, sarà da decidere se togliere autoribellione o supporto medico a quel punto. Fatto come l'abbiamo fatto, questo mostro qui è perfetto. 50 di forza, già è buono. 35 di resistenza, comunque è nello stesso range di quasi tutti i nostri compagni delle nostre creazioni. Quindi Oni al momento è la persona più potente che abbiamo. Giovane morente, il sole. Abbiamo una persona del sole? No. Andiamo a vedere se possiamo farla. E poi andiamo anche dal poliziotto. Possiamo fare qualse colz. Ciulaine Virtù. 3 resistenze, una sola debolezza. Beh, si può fare, si può fare. Potenzia bersaglio singolo. D'accordo. Eccolo qui. Il mio nome è Quetzalcoatl. Porterò fertilità e ti guiderò nei sentieri del futuro. D'ora in poi questo corpo ti seguirà dovunque andrai. Trombettiere. Cavolo, trombettiere is good. Però sbaglio. No, forse anche in persona 4 aveva una sola debolezza, che ovviamente è il vento. Sì, fa facile facile. E anche trono. Trono in persona 5 è molto prima del 52. Però siamo al 47. Possiamo fare fino a mietitore bianco. E onestamente non mi va di perdere Oni per questo. Io sono Nidorg. D'ora in poi vivrò tra le radici del tuo cuore. Che brutto che è. Ah, Kaiwan. Sai che quasi quasi potrei anche farlo, ti dirò. Io sono Kaiwan. Proteggerò la scintilla che ti splende negli occhi. Beh, che dire. Onesto, ho grandi speranze per Kaiwan, perché in persona 4 è quello che da supporto medico, comunque da un'altra abilità simile, ci ha dato Victory Cry a quasi metà del gioco. No, solo assalto ignobile. No, tentiamola. Oddio, del ripristino del tutto gli HP del gruppo. Beh, lui non è propriamente una persona d'attacco, quindi ci può stare, grazie. E così abbiamo sia la stella che il sole. Beh, Kaiwan non sarà il migliore delle scelte che potevamo fare, però... Andiamo anche in stazione di polizia. L'altro giorno hanno trovato l'impiegata scomparsa. L'ho interrogata, ma le risposte non avevano senso, come al solito. Ha lasciato una ricompensa. Mediarama, 134.000 yen. Stiamo per avvicinarci al nostro milione. Ehi, amico soleggiato, come va? Tu? Oh, non ho niente. Perché non ti siedi? Questa panchina è troppo grande per me. Sento i potermi avvicinare. D'accordo, andiamo. Allora questa panchina sarà il nostro punto di ritrovo. Come vuoi tu. Così, subito, non abbiamo neanche iniziato. Davvero? Beh. Perché sei depresso? Povera creatura. Mamma mia. Beh, non è quello che mi aspettavo. Per cercare di fare qualcosa nel mondo. Però lui ci ha chiamato ignoranti l'altra volta, pensando che noi non potessimo capirlo. Magari non hai tutti i torti. D'altronde, come diceva anche Peter Pan, la morte è solo l'ultima grande avventura. Kimi no naka ni mo 僕と同じ生き物がいるらしい。
Da quando ci hai visto con Maiko? Grazie a te di essere qui. Perché in fondo lo sono. Perché ti capisco. È quella la verità. Kamiki sembra incuriosito. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. I fratellini morenti qui. Beh, giovane, poi non so quanti anni abbia, ma sembra... Non ti dico mezza età, ma quasi quarantenne tutto. Hai bisogno d'aiuto? Ascolta, per altre 8 volte ci vediamo di sicuro, quindi non morire prima del tempo, per favore. Succede qualcosa stasera? Strano. Ehi, qualcuno? Beh, c'è Koromaru volendo. Ah no, però qua è la passeggiata. Qui invece abbiamo da preparare da mangiare. C'è Junpei che sembra abbastanza amareggiato. Ecco appunto. Scusa, preferisco stare da solo. Hai ragione. D'accordo, piccolino. So che è una richiesta un po' improvvisa, ma ti andrebbe di fare un caffè adesso? Non quello istantaneo, ma coi chicchi macinati come si deve. Ho visto una persona preparare del caffè in TV e volevo provare a farlo anch'io. Come vuoi, d'accordo, andiamo. Ti insegnerò a preparare un buon caffè. Ok, iniziamo subito. Ti è uscito male, vero? Perché serve granato fine, il filtro giusto. Conosco qualcuno che potrebbe insegnarti. Da dove viene quello di oggi? Ma perché sì? Aspetta altri 2 giochi, poi vediamo. Ah, non ti preoccupare, serve per aumentare le tue abilità. Però non aiuta a dormire. Quello sicuramente. Se non ricordo male, c'era un caffè in Persona 5 che ci ridava SP. E guarda, se vuoi fare altri caffè, io non ti dico di no. Ma sicuramente, sei giovane, cacchio. Joker aveva la stessa età del nostro personaggio quando ha imparato a fare il caffè. Ah, che c'è? Che problema è? Non ti preoccupare. Cosa fa? Caffè decente. Eh beh, ci sono le cavie per questo. Soprattutto a quest'ora, Beh sì, ho passato un po' di tempo al bar, quindi... Pensa se effettivamente... So che è una richiesta un po' troppo strana per Atlus, ma se lavorare al bar ti facesse, che ne so, aumentare la possibilità che questo evento il caffè esca migliore. Che magari hai 2 possibilità. Non hai mai lavorato al bar, esce normale. Hai lavorato al bar, esce un caffè veramente migliore perché gli insegni come farlo. È una richiesta stupida, lo so, però sarebbe bello. Buonanotte, se riesci a dormire col caffè in corpo. Io non ci riesco, onesto. Peccato che la luna piena non era di domenica. Avremmo usato il lunedì per prenderci la bibita. Buongiorno. Quella Chidori non vuole parlare, vero? Nonostante quello che ha fatto, Junpei è molto preoccupato per lei. Proprio non capisco perché. Perché è fatto così? Perché sotto sotto è una brava persona. Suppongo, ma sono ancora un po' preoccupata. Non ti preoccupare, capirai magari. Abbiamo da recuperare un po' di persone. E per quanto Yukari iniziarla non mi dispiacerebbe, dobbiamo un po' iniziare a recuperare chi è indietro e iniziare a pensare a chi verrà dopo. Perché Chihiro la stiamo per finire, Yuko la stiamo per finire. Il problema è che non c'è quando c'è l'altro. Dobbiamo anche occuparci della classe d'arte e di quella di economia domestica. Sono confidant nuovi, è vero, però cavolo, io vorrei provare però. Allora, salviamo per ovvia sicurezza. Ma voglio provare ad andare in infermeria a farmi fare una lettura delle carte. Vediamo se ci occupa il tempo. Cosa ti porta in infermeria? Ah, sei qui per la lezione di approfondimento. Molto bene, sei davvero promettente. Forse è la persona che... Ah, non fare caso ai borbottini di un'umile infermiere.
Devo chiedertelo. Per caso hai con te un mazzo di tarocchi? Non mentire, posso fiutarli. Li leggi regolarmente? Avere un mazzo e non usarlo è un enorme spreco. A proposito, vorresti una lezione dettagliata sull'uso dei tarocchi? Ti avviso, è una materia complessa e richiederà del tempo. Vuoi ascoltare? Proviamo. Vediamo se ci occupa davvero il tempo. Molto bene, il tuo destino è deciso. Oggi vedremo l'uso più comune dei tarocchi, cioè la lettura del fato, o come viene comunemente detto, la divinazione. Per ora limitiamoci a pescare e intraprendere una singola carta. Servirà per imparare i metodi basilari dei tarocchi. Chissà se però questa cosa, fatte tutte quante le lezioni, ci darà dei bonus poi nel tartaro. Ora, due parole sul mazzo. Per un risultato migliore bisogna usare tutte le 78 carte, ma per la spiegazione di oggi ci limiteremo ai 22 arcani maggiori. La procedura per la divinazione per i tarocchi è questa: mischiare, tagliare, disporre, leggere. Vuol dire mischiarli, impilarli, allineare quelli pescati e poi esaminarli. Quando dico disporre mi riferisco a come verranno presentati. Tornerò più volte su questo concetto. Stavo per scordarmi della preparazione necessaria per dare le carte. Prima di iniziare la lettura dei tarocchi bisogna liberare la mente. Prova a focalizzare e a rilassare allo stesso tempo la tua coscienza. Devi anche concentrarti sull'obiettivo della lettura per evitare che i tuoi desideri annebbino il risultato. Quando avrai liberato la mente inizieremo. Posiziona sul tavolo le carte coperte. Poi chi si fa leggere le carte dovrà mischiarle. Se vuoi leggere il suo fato, allora farai tu anche questo passaggio. Il metodo più comune è disporre le carte sul tavolo con un movimento circolare della mano sinistra. Quindi circolare in senso orario o in senso antiorario? Cioè, sarebbe scomodo, però basterebbe fare così. La mano sinistra è legata al subconscio, ok? Ma chi è goffo, chi ha perso la mano, cose simili, può usare l'altra o entrambe, dipende. Quando il cliente è soddisfatto, si fa una pila singola che conclude la fase con cui si mischia. E per pila intendo che le carte vanno messe in ordine una sopra l'altra. Poi si taglia il mazzo. Dividi le carte impilate in tre mazzetti, ciascuno della stessa altezza. Di solito è il cliente a tagliare il mazzo, ma può farlo anche chi legge le carte. Lasciati guidare dallo spirito. Può essere sia una sensazione che un'ispirazione occulta. Disponi i tre mazzetti nell'ordine che preferisci, poi forma una nuova unica pila. Una volta fatto, chi legge le carte prende il mazzo. Fai molta attenzione durante questo passaggio. La direzione originaria delle carte non va cambiata. Ok, ma scusami, ma se lo faccio circolare, come faccio a non girarla? Quindi se io la metto, faccio così. O se la metto, faccio alza e metti giù. Se il cliente è qualcun altro, gira il mazzo in modo che la direzione delle carte sia quella giusta. Però scusami, la direzione giusta è quella in cui lui me la dà o quella in cui lui le ha messe? Quindi devo girarlo e poi ridargliele. A questo punto fai finalmente pescare una carta. È la fase di disposizione. Ne daremo una alla volta. Gira la carta in cima e posizionala in alto. In alcuni casi si specifica quale carta partendo dall'alto, ma ne parleremo un'altra volta. La carta mostrata fornisce la risposta alle domande del cliente. Infine arriviamo alla fase di lettura. Per prima cosa dobbiamo capire il significato della carta. Ciò che rappresenta dipende dal verso in cui è posizionata. Questo te lo ricordi, vero? C'è qualche eccezione, ma in generale una carta rovesciata è negativa e ha un significato diverso. Una volta compreso il significato della carta pescata, applicalo alla domanda. Lasciati guidare dall'ispirazione della mente. Da quello crea una storia. Lo ripeterò: dall'ispirazione crea una storia, capito? Una storia. Quindi è un po' dare le risposte che una persona cerca in base a quello che ti esce fuori. Una storia, la tua storia, la nostra. Scusami, mi sono fatto prendere la mano. In ogni caso, direi semplicemente il significato della carta non è considerato una vera divinazione. Tramite l'indizio offerto dalla carta, chi interpreta deve usare l'ispirazione per guardare nel futuro del cliente. È anche importante dialogare con il cliente per aiutare la divinazione. Nei tarocchi si leggono sia le carte che le persone. Dovrei tramandare questa frase ai posteri. Come? Il significato di ogni carta? Non avevo lasciato degli appunti a riguardo. Se li hai persi, non è colpa mia. Fai ricerca per conto tuo. Wow. Direi che per oggi è abbastanza. Un'altra cosa. Dopo aver letto la sorte, sigilla sempre la tua ispirazione. In che senso? Per esempio, di addio alle carte o immagina di chiuderti dentro a un sacco a pelo. Proprio eliminare l'ispirazione precedente, quello è il senso. Se non lo farai, potresti attirare l'attenzione indesiderata. Parlare così tanto è sfiancante. Dal momento che stai prendendo sul serio i tuoi studi, ecco una cosetta per te. Prendila e vai a casa. Che cos'è? Gemma Mepatra. Vabbè, grazie. Però non ci ha fatto perdere tempo.
Grande infermiere, grande. Mi hai fatto perdere la voce perché darti quel tipo di voce è stancante. Però grazie. E dobbiamo anche andare dallo studente paffuto. Ce n'è di roba da iniziare a fare però. Però devo anche concentrarmi su quelli che stiamo finendo. Tu sei pronto ad andare avanti? Mi sembra di no. Perfetto. Non è pronto ad avanzare. Ok, allora guarda, Odagiri per il momento lo lasciamo un secondo da parte. Andiamo a finire Miyamoto. Anche se magari iniziare Yukari non sarebbe una cattiva idea. Però guarda, iniziamo a finire quelli che abbiamo. Ci mancano due livelli per lui, quindi andiamo. Wow, sei carichissimo, ma non mi supererai. Forza, corriamo. Forza, impegniamoci al massimo. Andiamo allora. Dai, due livelli ci mancano e poi abbiamo completato anche questo. Anche perché ci manca poco anche per il mago. A questo punto li finiamo entrambi. Ciao, com'è andata oggi? Kirijo Senpai e gli altri sono all'ospedale, torneranno più tardi. A quanto ho sentito, quella Chidori non ha intenzione di dire nulla. Forse prima di andare nel Tartaro dovremmo aspettare che sia tutto sotto controllo. Vai tranquilla. E guarda, non abbiamo ancora mai fatto nulla con Koromaru. Però c'è anche lui. Guarda, siete entrambi interessanti. Però, guarda, giusto? Esatto, è quello che pensavo sarebbe successo. Allora, non mi ricordo che cosa abbiamo messo sopra. Andiamo a controllare. E non mi sembra che siano neanche pronti. Spinaci spirituali, lotto 9. Quindi domani, volendo. Visto che tanto gli spinaci sono pronti domani. Ehi, qualcuno può usare il vaso sul tetto? Ma certo. Capisco. Sembra abbiano cambiato qualcosa. Non ci credo che abbiano dato della roba del genere. Giardinaggio, eh? Coltiviamo qualcosa? Eh? Perché dovrei farlo con te? Immagino sia ok. Ma se vuoi farlo con me, dovrò assicurarmi che tu lo faccia come si deve. Non credi di aver finito una volta piantati i semi. Se non hai pazienza, allora lascia stare. Io vado di sopra, tu che fai? Sono io che me ne occupo, quindi puoi stare tranquillo. Vai sul tetto. Andiamo allora. Lui è molto socievole. Ovviamente deve dare la sensazione di una persona dura, cattiva. Ma in realtà è una brava persona, secondo me. Aspetta domani, poi vediamo. Ci penso io. Vai tranquillo. Sti spinaci qua mi servono e come. Vabbè, ma mi fa piacere che parli, almeno diventiamo amici, no? Mi sono occupato delle piante con Aragaki. Ascolta, sono io che me ne occupo, quindi sei tu che devi venire a darmi una mano. Comunque, domani vediamo come escono. Domani spero che siano buoni a questo punto. Ok, quindi l'ora buia. Che cosa succederà stasera? Mi devo occupare anche però di... del cane. Giusto curiosità mia, quanti evocatori avete? Perché tu, se non sbaglio, l'altra volta hai attivato la tua persona senza l'evocatore. Però lì ne hai uno, e tra l'altro, parentesi, sono rossi. Ma ne avete due su tre? O li avete tutti e tre? O tu a te non serve? Perché è il simbolo del vostro potere? Andare in pasto ai tuoi avversari. Beh, è stato abbastanza facile, ti dirò. そうですね。そのごついのなんです?召喚器に似とるようやけど。
Ok, allora mi sono sbagliato. Quello non è un evocatore vero e proprio, è una versione grezza. Infatti io pensavo che fosse rosso perché era l'oro, ma in realtà è qualcosa di diverso, quindi. Ok, quindi al tempo addirittura del nonno di Kirijo a questo punto. Il fatto che sia rosso magari indica che è molto più potente. Ovvio, guarda, lo immaginavo. Lui effettivamente ha gli occhi gialli, come le versioni ombra in versione 4. Il punto è che effettivamente quando tu non accettavi in persona 4 la tua ombra, quindi la tua versione negativa delle cose, l'ombra si rivelava come essere il vero possessore della sua esistenza. Hono, Takaya ga shoukanki o tsukawanno wa son toki no. Sore hodo kanshouteki de wa arimasen. Fuyou da kara tsukawanai dake no koto. Ok. Tu invece la usi? Eccoci. Ti sei fatto prendere la mano. Sai che per un attimo ho pensato si sarebbe sparato con l'evocatore per riversare tutto il potere nella sua persona. Ci chiama Elizabeth? Strano. Ok, vediamo. Sento la gente che parla. Ehi, hai provato il famoso Gyodon di Umiushi? È disponibile solo per un periodo limitato. Effettivamente non ci sono andato, però credo di averlo già preso quello limitato. Ancora no, è nuovo. Sì, ma lo fanno solo in autunno, in giro non si parla d'altro. Ultimamente molti negozi stanno facendo uscire nuovi prodotti come il Manga Star. Aspetta, non ne hai sentito parlare? Evidentemente vivi in una grotta, eh? Wow, sei stronza. Dovrei dare un'occhiata. Doda, Yamagishi. Ma se proviamo noi? Junpei? Ecco. Chidori wa? Mata ka. Dou iu tsumori da, Junpei? Perché si è innamorato? Kanojo wa nanka iimashita? Ya. Ore ni hanasasete kudasai. Iori. Bel gesto. Gliel'ha chiesto addirittura togliendosi il cappello. どの道は私たちでは手詰まりのようだ。急ぐ。話してみてくれ。元気だったか。E non risponde, ovvio. スケッチブック取られなくてよかった。
ここでも絵描いてんだ。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できないし。おい千鳥、腕違う。またか。山岸、医者を。はい。ma si è fatta male lei? esatto, o è una cosa che le succede continuo? Ok. Abena so na mono na tori ageta tsumori datta ga. Jibun de. Ryū wa wakaranai ga. Hotte oku to sugu sou suru nda. Mottomo 信じられない中速度のせいですぐに治ってしまうようだな。話してよ。じゃああん時の手の傷も君が自分でやったのか。言っとくけど心配してくれなんて言ってないから。あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかして言ってんじゃない。やってほしくないんだ千鳥に。そんなことさ。Mi piace un po' l'evoluzione che ha preso Junpei, però è ancora lontano da una evoluzione totale del suo personaggio, secondo me. Sì, ma non con te, mi dispiace. Per oggi le lezioni sono finite. Ok, entrambi siete pronti per procedere. Però a questo punto, come va? Non ho niente da fare. Tu potrei avvicinarmi. Andiamo e finiamo anche il suo confidant. Guarda, potevo uscire fuori e vedere chi altro c'era, ma almeno lo finiamo. Sì, come se non avessimo nient'altro da fare. Però figa, che voglia di ramen. Domani molto probabilmente, rispetto a mentre sto registrando il video, andrò a mangiare giapponese finalmente. La zuppa ha un sapore ricco e valorizzato dai noodles. Beh, hai ripreso emotivamente anche tu, Sensei. 今頃九州か。結婚してんのかな。Però non l'ha presa male. Probabilmente c'è rimasto. Cioè non si sta buttando giù. Forse diciamo che il suo confidant era si evolve, cresce, non pensa più in modo infantile. Comunque ti rubo l'uovo. Dame, それはダメ。味玉、それは俺の命玉、渡さねえ。Ti accoltellerò con queste bacchette. Abbiamo chiacchierato per un po'. やっぱお前といると飽きねえわ。Guarda, non mi aspettavo diversamente, ma non toccare Chihiro. Non t'azzardare, nonostante l'abbia rifiutata, non t'azzardare a toccarla. Non te la meriti. Vuoi che ti aiuto? Ma, maggi de? Quello te lo puoi scordare, mi dispiace. Certo. Trovatene una di un'altra classe, vai tranquillo. Emily ga inakunatte sabishii wa sabishii kedo ore kakko warui na tte hou ga oki. Però non ti sei abbattuto. Sensei to renai shiteru no ga suki datta no ka sugee kannaete. Guarda, secondo me tu ti hai ripreso per davvero. Nonostante la base del mi faccio una più grande, però ti hai ripreso sul serio. Però, dimmi tu. Demo wakannakatta. Ikko dake wakatta no wa omae ga tomodachi. Wow. Che conclusione. Sarà perché ti amo, mamma mia. Te lo dico onestamente. Di tutti i confident forse, diciamo di quelli giornalieri, non sei stato il migliore, ma hai avuto il tuo momento di crescita e te lo devo riconoscere. Forse, il peggiore vero fino ad ora è stato Tanaka.
punto. Nonostante disprezzassi il suo personaggio inizialmente, un po' si è ripreso, perché lo vedevo che si stava impegnando sul serio sulla cosa, però purtroppo è andata come è andata. Esatto, siamo grandi amici. Mi dispiace, ti vedo come un amico. Qual è il tuo dono? Vediamo. Strangolino a mano. Che cos'è? Certo, come no. Scusami, cosa cacchio è lo strangolino? È una specie di girocollo. Ma... perché mi hai regalato un girocollo, scusami? Tomochika mi ha detto che sono il suo migliore amico. Percepisco un forte legame. E beh, vediamo qual è la persona ultima del mago. Onestamente, ora come ora, non mi viene in mente nulla. Che ti conferirà il potere ultimo. La forma più potente del mago. E questa forma definitiva è... vediamo. Mago, livello 10. Perfetto. Compagno di classe. Abbiamo l'abilità di fare Futsunushi. Il dio guerriero. Futsunushi è quello con le spade dietro, se non ricordo male. E dopo te ne rubo un'altra, dai. Guarda, onestamente potevo guardare chiunque ci fosse oggi, però almeno abbiamo completato anche questo confidant e l'abbiamo chiusa. Quindi, probabilmente avrai già visto il mio messaggio, ma devo chiederti un favore. Riguarda Madakun. Quale messaggio? Non l'ho visto. È solo un sospetto, ma credo che ultimamente si senta giù di morale. Quando è tempo potresti andare a vedere come sta? Dovrebbe essere nella sua stanza. Quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto. È dall'inizio del secondo quadrimestre che sembra depresso. A me non dice nulla, quindi speravo che potesse andare in camera sua. Ma andiamo a vedere. Prima però vado a prendere gli spinaci. Tanto guarda, all'infuori di queste situazioni non abbiamo null'altro da fare, quindi... spinaci spirituali. Spirituali grandi e spinaci spirituali sostanziosi. Coltivati con Aragaki, con Fuka e da solo. Quindi 30, 50 e 100. Cavolo, quelli con Aragaki mica male. Passiamo alla serata con Amada. D'accordo. Sì? Posso entrare? Senpai, non è che io desu ka? Niente, voglio solo parlare. Perché? Sembri un po' giù. Ma certo, sei un mio compagno. Con me però puoi parlare, lo sai, vero? Perché penso che ci chiude la porta ora? Ecco. Devi mangiare ancora. Esatto. Dai, vieni che ti preparo qualcosa. Hai già mangiato? Ecco. Ah, addirittura. Oggi solo ramen si mangia, va bene. Va bene così, dai. Cercavi Aragaki? Era rimasto al dormitorio, non... in realtà no, però... vabbè... che te frega... un ramen per bambini... due speciali! Fanne anche tre, uno per me, eh! Di nulla, non c'è di che... Di la verità, lo conosci. Lui vuole informazioni, ovviamente. Esatto. Ovviamente lui non ce lo può ancora dire.
Però Sanada e Ragaki sanno di lui. Lui sa di loro. Noi, giocatori, sappiamo tutto. Lui, come personaggio, ovviamente non sa. Beh, sono il capo. Lo so, sono speciale. Omochi. Vediamo com'è. ペルソナは普通一人一つで変わったりしないっていくつきさんやみつるさんに聞いたんです。あれやっぱり時見と俺は。あ、いえ、ごめんなさい。食べましょうか。 Ma io voglio sapere, cioè, voglio sapere qual è la congiunzione fra lui e gli altri due. E sarà un altro incontro guardarlo con lui, quanto ci fai? Ecco, ti pareva. Di che parla? フェザースワローっていうのは5人の中じゃ目立たない方なんですけど、で、友達から聞きました。クラスで流行ってるみたいです。 Beh, certo, anche a te piacciono. Ma sì, come no, certo. それより、こうして味わって食べたの久しぶりです。相手が先輩だったおかげかな。先輩は lo so, perché vengo. Sono venuto qua con un mio compagno che me l'ha fatto conoscere. Dai, andiamo allora. Oh, Arada! È un suo compagno? ああ、同じクラスの天田君。こんばんは。天田です。そうだ、来月のサッカー大会。やっぱ天田も出てくれよ。Non ho tempo per questo. Quanto ci fai che dice una roba del genere?僕はいいよ。来月は出られるかわからないし。お前いなきゃ勝てないんだって。天田が一番うまいじゃん。ダメよ、無理に誘っちゃ。 困ってるじゃない. Ma a parte che lui sembra molto più piccolo di Amada, cioè proprio di statura. Cioè sembra piccolissimo lui. Amada-kun-tachi-mo-hayaku-ochi-ni-kaette-ne. Hai. Ora, iku-wa-yo. Guardalo, anche proprio se li metti uno accanto all'altro, il bambino gli arrivava qui alla spalla. Non andate d'accordo? そうじゃないんですけど、2学期も始まったし、夜はタルタロスだし、忙しいでしょ。これからいろいろあるだろうから、約束はしないことにしたんです。それより遅くまで付き合わせてすみません。戻りましょうか。了解。Dai, andiamo allora. Ma ho aumentato il mio sapere. Non lo so. Fino a che non riveleranno qual è effettivamente l'inghippo della sua storia e degli altri due, fare congetture su questi personaggi adesso è troppo presto, ovviamente. Ehi, Phoenix, scusa se sono sparito, ma non posso proprio lasciarla sola. Non chiedermi perché. Puoi farcela. Sì, grazie. Wow. Che conversazione. Ehi, Aegis, bellina tu. Junpei-san è uscito da scuola, è andato all'ospedale. Di recente sembra emotivamente instabile. Beh, certo. Allora, tu non sei pronto. Tu potresti essere pronta. Dobbiamo fare attenzione comunque anche al tempo, perché dobbiamo tenere conto che probabilmente abbiamo un timer fino a dicembre. Non sono sicuro di gennaio, febbraio come mesi di gioco. Riguardo Koro-chan, è ancora fuori dal dormitorio, ovvio. Abbiamo quindi Odagiri, Bebe, Takeba e il Club dell'Arte. Yukari però magari una volta iniziata la possiamo fare anche nei giorni feriali. Non lo so, ci spero. Quindi sono già 40 giorni.
un mese e 10 giorni solo per loro a scuola. Poi abbiamo lui e sono 50. Poi c'è lui che abbiamo appena iniziato, sono 60, ci servono 2 mesi. Quindi ottobre e novembre. Se riusciamo a incastrare tutto come si deve, secondo me ce la facciamo. Contando anche che Odagiri già l'abbiamo anche già iniziato. Poi abbiamo anche Fuka e abbiamo anche la Senpai. Io spero che entro dicembre riusciamo già a finirlo. Hai da fare oggi? Sono pronta a fare festa. Magari oggi può essere il giorno buono. Perfetto, possiamo andare allora. Non ti tiri indietro, eh? Dove possiamo andare? Magari da me? Tranquillo, ho pulito. Un incontro romantico a casa tua, subito. Ma sì, chi se ne frega, dai. Hai una bella stanza. Ma sì, ma ascoltami. Fai la mossa. Stendila sul letto, vai. Ma sembra quasi un incontro da fine confident questo, Scusami. Le ciglia mi hanno totalmente destabilizzato. Cioè, lei ci ha guardato che si è dispersa nei nostri occhi. Oh, magari adesso fa lei la mossa e ci stende sul letto a noi, Onestamente, se adesso partisse la domanda per il confidant romantico, io direi di sì. Ti va di farne qualcuno? Ma sì, dai. Chissà se dicevamo di no, invece. E vuoi diventare un'allenatrice? È già partita per la tangente. Adesso, parlando da me stesso, non dal personaggio del gioco, mi andrebbero bene entrambi. Una parte di me vorrebbe una bambina, perché sarebbe la mia principessa. D'altra parte, io so già che quando crescerà avrò un'ansia addosso, Dio mio. Quindi è uguale, mi vanno bene entrambi. Qualcuno risponderebbe, purché sia sano, va bene qualsiasi cosa. Oh, secondo me diceva così anche sul maschio, però. Oh. Una piccola Yuko. Ma sì. È già partita lei. Adesso 3, 2, 1 fa l'imbarazzata. Lei già è partita. Yuko sembra persa nei suoi pensieri. Sento che il mio rapporto con lei si è rafforzato. Che strano. Cioè, strana come chiusura di questo appuntamento, diciamo. Onestamente non lo so, cioè questa è una domanda che non ti so rispondere. Però non è, cioè, non ha fatto strane scene del fatto che ci ha chiesto praticamente di sposarci. Però, ok, che era Tokoyu che sono tornato al dormitorio. Dai, voglio finirlo il più in fretta possibile questo confidant. Voglio dirle che la amo. Ehi, a proposito, da quanto è che stiamo trattenendo quella Chidori? 4 giorni circa. Capisco. Che lui si stia preoccupando di quello che succederà poi?
Allora, in giro ovviamente non c'è nessuno, sai che novità. Potrebbe essere la prima volta che andiamo su con Koromaru, però fammi vedere se c'è Aegis. C'è Aegis. Oh, a me dispiace ignorarlo, quel povero cane. Però porca puttana, a Aegis gli mancano altri due incontri e l'abbiamo maxata al massimo. Per quanto riguarda il romanzo della Yakuza di cui abbiamo discusso, hai trovato il secondo capitolo? Esatto. Stando ai miei dati, ho soddisfatti per i requisiti necessari per l'attività nota come maratona. Ok. Qualora disponessi di sufficiente tempo libero, ti andrebbe di partecipare a questa attività con me? D'accordo, certo. Allora recupererò il libro dalla mia stanza. Resta in attesa fino al mio ritorno. Piccolina anche lei. Di una ragazza carina, sicuramente. Kawaii? No, non proprio. Guarda, la prima cosa che ti potrei dire è che sembri uno scoiattolino. Quindi, sì. E beh, sei vestita da normale persona. Beh, ma scusami, ma tu non volevi infiltrarti? Quindi il fatto che ti pensano carina vuol dire che sta funzionando. E ti posso dire che secondo me ce la stai facendo, eh? Nel terzo libro, dove otterrai una nuova abilità, ovviamente, che probabilmente sarà l'aumento della... E il fascino è la prima abilità che ottiene il massimo livello. Otterrai sicuramente un'abilità che ti aumenterà il quantitativo di danni che fai. Ok, quindi guarda, te la butto lì. Il sapere sarà la seconda statistica che porteremo al massimo e infine il coraggio. Comunque siamo affascinanti. Direi di sì, andiamo. Se riusciamo già a finire la prossima lettura prima di entrare nel Tartaro, mi fai contento. Ora vediamo alcuni modi di dire. Quando qualcuno si dà tante arie, vuol dire che si vanta, si pavoneggia. C'è anche la frase vuotare il sacco. Cosa significa esattamente? Junpei, vuoi rispondere tu? Sì? No, guardi. Ehi, Phoenix, sai cosa vuol dire vuotare il sacco? Raccontare tutto. Yes! Sì, esatto. Esistono molte teorie sull'origine di questo modo di dire. Una piuttosto famosa spiega che nell'antica Grecia per votare si usava un sacco con dei fagioli. I votanti dell'epoca mettevano in un sacco i fagioli bianchi per il sì e quelli neri per il no. Votando il sacco si potevano contare i fagioli e conoscere quindi il risultato. Oh, a proposito, ricordo che l'ultima volta mio marito mi ha votato il sacco dentro. Ah, oh, grazie Phoenix. Effettivamente si vedeva che era totalmente fuori dal suo momento lui. Però il mio fascino ormai già maxato. Io lo ripeto, a scuola avrebbe dovuto far aumentare il sapere. Ma comunque. Ehi là. Chidorin. Chidorita. Il tuo Junpei è qui. Però te l'ha portato lo stesso. Vabbè, dai. Lei è sorpresissima. Cioè, boh, secondo me non hanno capito che effettivamente questa ragazza ha dei problemi e quindi ha bisogno di una connessione. E quella connessione attualmente è proprio Junpei. Il dottore? Ah, Doro. Sei tu. Nantoka hanashi hajimeta. Si sta soffocando? È la sua persona! Kono kanji.
La fermate, per favore? Ma scusami! Siete scemi, scusa, non l'avete vista? ペルソナが暴れただけだ。ペルソナが暴れた？ちゃんと見てろって。ペルソナは一瞬こいつ自身の首絞めてたろ。こいつらは俺らとは違う。ペルソナを飼いならせねえんだ。だから esatto, cioè scusami, adesso l'avete capito. Ma scusami, le pillole sono le stesse che prendi tu? Adesso, cioè scusami, in tutta questa situazione adesso, vabbè, guarda. Però scusami, perché loro non l'hanno vista? Perché si preoccupa per te, ovviamente. Il problema è che ovviamente lei la vede dal suo punto di vista. In questa situazione lei sta dicendo la morte. Che problema è? Il vero problema della morte per persone del genere è quello che si lasciano alle spalle a un certo punto. A te probabilmente non fregherà nulla. Quello che ti lascia alle spalle è un vuoto che in questo momento si accollerebbe Junpei. A questo punto mi chiedo se morirà oppure no lei. No, Kakari. Lei è caruccetta comunque, in un certo modo. Perché anche la sua persona è fuori controllo? Domanda. Perché il testo è verde? Però... trattenere una persona quando chi la evoca non riesce a controllarla. Che è quello che ci ha detto anche il tizio della strega, o meglio, ne stava parlando per i fatti suoi. Però la vera domanda è, anche voi allora avete questo problema? O meglio, Akiko, tu che adesso hai l'evoker non dovresti averlo, giusto? Semplice e pulito come risposta. Adesso lo mena. Lo sapevo. Ok, si parla di sua sorella. Ok, e fino a questo ha senso. Cosa?
Devi prendere le pillole. Esatto. Non lo so, cioè come personaggio lui sicuramente ha una certa importanza, però cavolo, ho una preoccupazione nei suoi confronti che al momento non lo so.